Ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Siamo sempre qui su Watch Dogs. La situazione inizia a farsi un po' più scottante, nel senso che hanno rapito semplicemente nostra sorella, ma non nostro nipote, che è scappato e dovrebbe stare sulla metro. Vediamo. Devo Che proteggerlo. bella moto. Sembra quasi andata al pennello. Allora, la raggiungo normale così. Sì. No, facciamo così è meglio. Pardon, pardon, scusate. E andiamo a tutta birra. Ok. Andiamo anche a schiacciare. Perché mi si era. Questo cancello incidente di gravità. Stai attento, è una zona vietata, sto entrando. Facciamo? Lo blocchiamo? Entro con la moto? No, mi sembra eccessivo. Però dice che ci si può entrare con la bici. Provato. Controlla ogni carrozza, il ragazzino è qui. Che paletta. Riesci a saltare qua, sì. Ops. Ah, non me l'aspettavo sta cosa, scusate, ma non ho capito che. Resisti, piccolo. E la moto? Il treno parte, merda! Andiamo alla prossima stazione. Vai, vai! Non credo che ci andrete alla prossima stazione. Abbiamo combinato un macello, penso. Oh, però la moto ce l'hai fatta perdere. Mi sta soli. Serve una mano, ora! Come neutralizza questo? Ricevuto. Oh, scusatemi, è partita un attimo la macchina. Addosso, forza! Questo è uno naturalista secondo lui. Ok, è andato. C'è un'altra macchina dietro, penso. È scappato! No, ops. Ho sbagliato. Mi riprendo quest'auto. Che cavolo stiamo combinando? Penso di averlo preso in pieno. Un pochettino dove stanno, perché penso che siano su questa strada qua. Ok, allora uno è questo, perfetto. No, signora, non la sto prendendo. Forse è morto? Sì, è morto. Ok, ne è rimasto soltanto uno che sta qua. Preso. Ok, sali sul treno. Sta un po' lontano però. Facciamo così che è sempre meglio. Dammi l'indicazione giusta e andiamo. Era meglio la moto. Ops. Permesso? Attenzione signora. Passo prima io. Ci ha fatto fare tutto il percorso, tutto stretto qua. Tagliamo. Attenzione. Ho sbagliato strada. Vieni qua. Ma qua non riesco a saltare il treno. Come. Ok, da qua ce la faccio. Dai. Rapido. Eccessivo. Siamo sul treno. Ora sei al sicuro. Davvero sei al sicuro. Ok, ascolta. È importante. Prima a casa quegli uomini hanno detto qualcosa. Andiamo su, Jax, parlami. Va bene. Riusciremo a trovare tua madre. Yolanda, salve. Sono Aiden Pierce, il fratello di Nikki. Come va? Tutto bene? Andrebbe meglio se potessimo incontrarci. Sono in treno con Jax. Va bene. Sa dove Nikki lo accompagna di solito? Sì, ci vediamo lì.
Dovrai essere coraggioso, capito? Cioè, mi stai già dicendo che è morta, no? L'hanno detto quegli uomini a casa. Bravo, Jax. Molto bene. Intelligente. C'ha il cervello per gli scuri. Dov'è Nicky? Sono stati giorni duri. Ha voluto liberarsi dalle cose di Len e credo che finalmente stia per dirgli addio. Va così male? Peggio. Doveva chiamarmi. Già, lei voleva che la chiamassi. Non è che potrebbe prendersi cura di Jax per qualche giorno, pagando chiaramente. Ma certo. Farò tutto il possibile. Perché paga o... A Nicky serve tempo. So che è dura, ma è una buona cosa. È stata dura, ma ce la faremo. Vero? Allora, Omet, ora io e te andiamo a far danni. Certo, davanti al bambino gli dice un peso. Andiamo. Mi sembra un po' eccessivo, però, eh. Aiden, usa tatto. Andiamo. Che guardi? C'è qualche problema, ragazzo? Vabbè, allora... Resisti piccolo, abilità ottenuta. Ne abbiamo tre adesso, per cui... Forse qualcosa la possiamo veramente... sbloccare. Aumenta la quantità di denaro ottenuto... No, non stiamo beccando niente. Tieni premuto per sovraccaricare i trasformatori. Disabilita gli elicotteri per un breve periodo di tempo. Questo non è male. A volte quando scappiamo ci rompono veramente le scatole. Nessuna telefonata? Dovremmo avere... Sì, ve la tolgo subito la macchina di qua. Tranquilli. Ma abbiamo fatto un... piccolo ingorgo, eh. Ok. Ah, però qua ci sta la missione. Scusate, allora... Parcheggio qui. Giusto per non darvi problemi e me ne vado. Non è per qualche cosa, però. For sale. Salta alla vista. No tiene ni idea de gestión. Es que no tiene ni idea. Che stai dicendo? Vabbè, nessuna telefonata abbiamo ricevuto, però. Che peccato, noi abbiamo beccato una moto fantastica. Però poi dopo non ce l'ha più ridata. Oh, mi fai anche il salto vicino al muro. Però è un quartiere turbolento. Devo prepararmi. Ah sì? Ok. Compra dei componenti. Allora, componenti. Il direttore del Chicago Correctional Center ha subito rafforzato la sicurezza dopo la fuga odierna. La vicenda è oscura, ma sappiamo che almeno un prigioniero è riuscito a superare tutti i posti di controllo. Per fortuna la polizia di Chicago ha catturato il prigioniero poco dopo. John Smith, 34 anni, è di nuovo in cella. Il suo avvocato sostiene che si tratti di uno scambio di persone. Ma non mi chiamo John Smith. Ok, no, sono così. Rasini a Brandon Docks e lì non ho accesso al CTOS. No? Devo violare il centro di controllo del quartiere. Ok, però mi serve un'auto. Ma riesci a derapare con questa? Porca miseria, no, mi siamo schiantato. Ho sbagliato. Che rumore strano che fa questa moto. Vabbè. Allora, dovremmo andare di là, eh. Basta, basta camminare su una ruota. Allora, di là, sì. Questa dovrebbe essere una moto che ci dovrebbe permettere di fare tante acrobazie, però. Allora, ci siamo? Sì. Cosa succede? Ah, non posso entrare tranquillamente qua, eh no. Eh no. No.
ho sbagliato. Oh, no, quando mai? Me ne sta andando, me ne sta andando. Via, ci penso io. Ok. Ci penso io a lui, nessun problema. Non ne uscirai vivo. Serve solo questo. Aspetta un attimo. Perfetto. Ok, bastava entrare dall'altra parte. Allora, mi accorrerebbe. Allora, abbiamo. Ok, telecamera. Guarda, sarebbe bello se riuscisse a esplodere e ne becchiamo tutti quanti insieme, eh. Vai, vai, vai. Perfetto. Abbiamo hackerato. Ok. Lo eliminerò io. Ups. Sei ancora in tempo. Arrenditi e mettiamo fine a tutta la storia. Siete proprio aggressivi. Ops, ops. Ok, ce ne sta uno qua, penso. No. Andiamo, andiamo. Andiamo di qua. Telecamera. Vediamo se c'è qualcuno qua che ci rompe le scatole. Qua siamo tutta via libera, eh. Aspetta, punto. No! Ok. Ce la facciamo. Speriamo che di qua non ci sia nessuno. Ok. Lascia una valvola. Ok. È andata bene, penso. Dai. Ah. Allora, per zoomare si può fare solo così. Vabbè, ok. Allora, vediamo di capire. Questo può andare di qua, perfetto. Ok. Questo è aperto. Ora. Così. Ok. Mi serve quest'altro. Ok. Sembra la sorveglianza della tomba. Trollano davvero le case private. Ok, di qua non posso regalare più niente. Ok. Ci siamo? Oh, figata pazzesca comunque sto gioco, eh. Quando ti fanno ammettere di regalare. Allora, telecamera, credo... uccidi tre guardie o scappa? Ok. Sparate uno. Raga, c'è stata raga, ma niente. Oh, stiamo iniziando. Ce la fai a scendere di qua? Sì. Ops, 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 ops. Non verrà nessuno per te. Non ci ha visto. È che c'ha. Scusa. Porca miseria, porca miseria. Aspetta. Merda. Allora, vediamo un po' se riesco a bricare qualcosa di qua, eh. Copricavo, copricavo. Da qua, eh. Mannaggia, non riesco a bricare la telecamera. Forse di qua lo becco, eh. Stai solo, ah, ma stai tu solo, stai. Okay. Niente paura. Aspetta, vediamo un po' se riesco a beccarlo. Ah, c'è sta un altro qua, eh. Beccato. Ma io penso che ce ne possiamo tranquillamente scappare. Dai. Non ce la faccio scappare. Oh, porco. Aspetta, di qua. Ma dove siamo entrati dovremmo poter scappare. Vai. Ok. Inizi a pentirti di essere venuto, vero? Non fatelo scappare. Veramente no. La moto? Dai, c'era una moto qua fuori che avevamo parcheggiato. Vabbè, mi prendo questa che mi piace. Dai. Ma che macchina è? Sembra una corvette, che? Okay. Entra! Perché non ci fa entrare? E spara, spara. Questa? Ok.
Che c'è? Non ti ho beccato? Sempre a lamentarvi state. Allora, ponte. Un mazzo. Ok, dovremmo stare a posto, no? Accesso al quartiere sbloccato. Ora? Pensa di stare contro mano, eh. Racine. Vediamo dov'è. Trovato. Robert Racine. Ce la facciamo a passare? No. Sì. Allora, dobbiamo quindi andare qua. Cambiare auto, Dovremmo essere oggetti fragili. Ah, pensavo dovessi trasportare oggetti fragili. Dai. Qualcuno è stato pagato da Damien. Inizio dal proprietario, Robert Racine. Racine? Vado a scendere. Ok, devo rimanere lucido. Trovo un codice d'accesso per l'ufficio di Racine. Ok. Allora. Telecamera, ci siamo già da qua ad entrare. Aspetta, forse ce la faccio. Cancello. Grano. Avviciniamoci un po' di più anche a me. Noi siamo riusciti a passare. Se da qua ce la faccio entrare. Ok, allora codice d'accesso, distrazione, esplosione. Forse ho trovato qualcosa, Esplosione, distrazione, esplosione, ma esplosione sono. Vabbè, apriamo sto cancello e entriamo, dai. Sì, ho capito. Allora, questo dovrei potermelo fare. Ok. Questo non lo facciamo. Ah, ti risparmio, ok? Ti do una botta in testa e non ti faccio esplodere. Vabbè. Allora, vediamo di capire. Allora, là ce ne sta. C'è tutto sto rumore con. Allora, ce ne dovrebbe stare uno qua, Ok. Telecamera, cancello. L'altro non penso che ci vede, no? Ok. Ce ne dovrebbe essere soltanto uno, Telecamera. Ah. Che c'è una bomba qua, no? Esplosione. Ah, ci sta. Distribuitore di conto, telecamera. Ah. Momento, questa è quella grossa, attenzione. Com'è che ancora non sono riuscito a trovare il codice? Possibile che non abbiamo trovato ancora niente. Vabbè. Allora, devo fregarmi a quello, assolutamente. Anche se non ho capito se sta girato o sta dall'altra parte. Ok. Ops, attenzione.
Ok. Preso. Allora, a questo punto facciamo esplodere questo qua, no? Appena arriva. No, abbiamo aperto e chiuso. Sì, lo facciamo avvicinare e lo facciamo esplodere, penso, no? Che c'è? Chi c'è là? Fatti vedere. Allora, potremmo... Se passa qua lo faccio esplodere qua, eh? Ma poi che ha visto? Scusi, ma che hai fatto a vedere? Senza niente. Male, vero? Sì. Ok, appena arriva questo. Non volevo fare questo, ti dico la verità, eh. Mi è sfuggita un po' la cosa di mano, eh. Pardon. Non posso. Non posso farlo. Perché? Scusa, mi ho sbagliato. Telecamera. Allora, uno sta qua. Esplosione. Allora, qua. No. Porca miseria, ragazzi. Ma che c'avete? Le bombe a mano qua dentro. Ok. Dai, basta, ma qua non ce ne andiamo più, non ce ne andiamo più. Ce ne stanno altri? Ok. No, non mi piace. Dopo mesi di fisioterapia ho il responso. Sì. Allora, pesca. Pesca, ok. Ci siamo? Sì. Oh, non riesco a... Oh, oh, vabbè, non riesco a passare. Ci deve essere un computer, quindi a questo... Ah, no, ok. Ci siamo. Niente, il computer. Posso usarlo per violare le telecamere. Infatti, ho detto il computer, no? Accesso effettuato da Robert. Dai. Robert, è un piacere. Migra al telefono. Stai cercando di fregarmi? Ti ho portato la donna di Pierce. La donna, sì. Non dovevi toccare il ragazzino. Pensavi che ti avrei pagato di più. Ma hai solo complicato le cose. Perché quel tizio mi cerca? L'hai mandato tu? Non sono stato io. Ma forse dovevo parlarti prima di Aiden. Devi aiutarmi o gli dirò tutto quello che so. È proprio per questo che non sai niente. Non sarà contento quando lo scoprirà. Cazzo, amico, che faccio? Quello che puoi. Buona fortuna. Devi schiattare. Che faccio? Lo seguiamo? Figlio di puttana, non riuscirai a sfuggirmi. Che c'è? Aveva atteso una trappola, eh. Devo uscire al più presto, eh. Che schifo di macchina. Ci ho messo 30 minuti solamente per partire. Ok. Fatemi passare. Abbiamo una guida un po' sprint. Allora, lui non c'ha una macchina abbastanza... Oh, vabbè, c'ha un trattore. Pronto? Dovete mandare qualcuno in fretta, avete capito? Ricevuto! Date su di lui, ci serve tutto.
Ok. Penso di averlo preso, Fuggi dall'info. Aia. Anche se quando si fugge, secondo me non conviene andare su strade troppo libere. Vabbè. Semaforo. Semaforo. Niente, niente. Semaforo. Adesso lo colpisco. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo un po'. Ah, ce n'è un'altra. Dove diavolo è andato? Bom, bom. Giriamo di sponda. Ok, forse di qua. No, mannaggia, è troppo basso. Quindi qua non ce la faccio. Pardon. Ah. Per poco, per poco, per poco. E dai, spostatevi per cortesia. Non sapete guidare. Ok, oggetti fragili. Abbiamo comprato. A questo punto ci andiamo, no? Dimmi la postazione. Che andiamo subito a questo indirizzo. Non ho altra scelta, lo so. Quindi solo da casa possiamo fare cosa? No. Qua. Danni collaterali. Password di affare del Merlo. Va bene, Damien. Vediamo se ti è sfuggito qualcosa. Proprio lì. Merda. Ma che? Ehi, sono io. Mi hai chiamata tu. Cazzo. Ho troppe cose in testa. Già. Ok, vieni qui, dai un'occhiata. Lei chi è? Non lo so, il file è danneggiato. Come posso riprodurre questo video? No, è impossibile. Ti serve l'originale. Sto facendo una ricerca sul tuo accesso al CTOS. È di questo che volevo parlarti. Senti, non credo che lui ne sappia nulla. Se ne sarebbe vantato. Di chi parli? Forse lei è un indizio. O no. Devo essere un passo avanti a lui. Sei nei guai? Un indirizzo IP? Sì, me l'ha dato lui. Puoi scoprire di chi è. Cos'è questa storia? Aiden, rispondimi. Non farò niente finché... L'ha rapita, Clara. Sta... Usa mia sorella come ostaggio. Oh, cazzo. Quello che hai rintracciato? Sì. Damien Brands. Io... non posso aiutarti. Devo andare. Ne riparliamo dopo, ok? Quando hai finito. Vieni qui. Ok. Copri le orecchie. Preso. Mi hai fatto un po'. Proteggi. Ah. Dov'è la tua auto? Di qua. Ok. Okay, che mi sta sparando. Mi sa che meglio che ci spostiamo. Ok. L'ho becchiato.
Questo non si alza, questo si alza. Ok, niente panico. Deve esserci una sequenza per... E c'è anche a noi. Insegna dell'hotel, che devo fare? Allora, siamo qui. Telecamera. C'è un altro che sta sparando, ma non so da dove. Ah, sta qua, aspetta. Alza, alza. Fatti vedere. Cioè, se non si fa vedere, non lo riesco a beccare. Che stai combinando qua? Vabbè, raga, diamo una mano, collaboriamo di me. È morto, questo non muore. Oh. Eccoci, mi serve aiuto. Guarda, in strada. È in strada, ma adesso cerchiamo di beccare questo da 30 minuti, questo non si fa beccare. Andiamo. Chiamata ricevuta, eccoci. Arrivano da davanti. Tranquillo, tranquillo. Ah, da qua. Allora, questo qua mi può servire. Non vedo più una mazza, per di gravità. Ne arrivano altri? Ne arrivano a... Ok, allora. Ma dove mi spara? Ah, eccola là. Perché non mi dai quest'altra arma? Ci siamo quasi. Momento, momento. Allora. Ah, stai qua, stai. Chi è che sta ancora sparando? Mi serve solo questa. Ma c'è uno qua sopra che spara. Ma sul serio? Vediamo se così li becchiamo, eh. Ah, che mazzo tremendo che c'è. Ok. No. Allora devo scortare alla sua macchina. Quale macchina c'hai? Beh, penso. Aspetta. Ma cosa voglio? E chi sono? Ma veramente. Ah, di qua. Ok. No! No! Mi sono incasinato con i tasti. Mannaggia la miseria. Ok, vai, ora. E dai, oh. Allora. Ok, sì. Punto abilità. Ne abbiamo tre adesso, eh. Combattimento lo sprecherei uno, eh. Aumenta la quantità di esplosivi che porti con te. Dobbiamo andare via. Dobbiamo andare via, eh. Ci prendiamo una macchina dei tizi, dai. Permesso, permesso. Mi è partito tutto. Mi è partito tutto. Ops. Clara, tutto a posto? No, che non è tutto a posto. Chris, dimmi chi sei. Non so come risponderti. So dove possiamo parlare. Vieni. Ok. Quindi devo andare da Clara adesso per parlare. Che gli spieghi? Ancora al telefono? In TV parlano di una sparatoria al motel Owl. Non potevi andare via come tutti. Quando mai ho fatto quello che fanno? Era una battuta. Non ci sono più abituato. Goditi. Non capiterà. Verso la mia rete mi serve equipaggiamento. Non mi riguarda. Non hai voluto fare gioco di squadra. È un tuo problema. Cavatela da solo. Ma fai presto. Mi servi concentrato. E bellezza. Tuo fratello vuole parlarti. Aiden. È vivo. Jax. Jax sta bene.
al sicuro. Dove sei? Non lo so. Fa freddo. Mi hanno tenuta sempre bendata. Ho paura, Aiden. Troppo alto. Jax. Jax sta bene. È al sicuro. Dove sei? Non lo so. Fa freddo. Mi hanno tenuta sempre bendata. Ho paura, Aiden. Lo so, Nikki. Vengo a prenderti. Conosco Damien. Non è pazzo, non ti farà male. Però stai attenta. In che senso lo conosci? Mi ha rapita. Lo ha fatto per arrivare a me. Cosa? Tempo scaduto. Oddio, ma che le hai detto? Poverina, in lacrime. Damien, ripassamela. Se vuoi continuare la chiacchierata, segui l'indirizzo IP e portami qualcosa di utile. Ciao, ciao. Bene, avvia. Per ora è in un posto freddo. Forse all'aperto. La faccio parlare, così forse scopro dov'è. E mica è facile, però. Un piede nella fossa. Mi piace questa nuova missione. Ma la vedremo sicuramente nel prossimo episodio. Ci vediamo sul prossimo video. Bye.